Allora amici, siamo in diretta, sta guidando lei, siamo in autostrada, aiuto. Allora, siamo riusciti a scappare dall'outlet, diciamo che mi è andata bene, dai, alla fine tutto sommato è andata abbastanza bene. Allora, siamo nell'autostrada Palermo-Catania. No, Catania-Palermo. Duble fase. No? Noi stiamo andando in direzione Palermo, penso che oltrepasseremo Palermo, andremo nella punta estrema, nel Trapanese, vediamo. Amore, mi superano. Ci stanno su, vai tranquilla, scendo, non superano. No. Quindi, allora, noi abbiamo lasciato l'Outlet Village, dove... che è il centro outlet in Sicilia, bellissimo, fatto bene, effettivamente ci sono dei belli sconti. Non ho comprato niente. No, qualcosina, roba di poco conto. Però quello che vi volevo dire è che era un posto dove c'era una zona riservata ai camper quando l'hanno aperto, con colonnine elettriche e carico di acqua, solo carico. Era un posto, mancava lo scarico. Lo scarico non c'era, ma comunque... per chi veniva da fuori e voleva fermarsi una notte era un ottimo posto. Tra l'altro anche per chi faceva l'autostrada Palermo-Catania o Catania-Palermo, per spezzare, per fermarsi, per fare un po' di sosta era l'ideale. Avevi la luce, potevi caricare l'acqua, ti fermavi a mangiare e purtroppo a dormire tranquilla. Noi l'abbiamo fatto qualche volta quando andavamo a Trapani da mio figlio, era per spezzare il viaggio, partivamo il pomeriggio per comprare qualcosina, ti fermavi all'autolet, dormivi là, l'indomani mattina ripartivi. Al solito cos'è successo? Dei bontemponi camperisti, no, non sono camperisti, dei porcioni maleducati che hanno il camper, è diverso. Hanno pensato bene lì di bivaccare, di fare tavolate, di fare... E soprattutto di scaricare acqua e grigi. La cassetta WC ovunque. Ma anche quando guidi mi interrompi? Sì. Sì, quindi... perché devi dire le cose importanti. Hanno scaricato le cassette WC dovunque. Tra l'altro, considerate che lì era videosorvegliata, c'erano le guardie giurate che giravano con la macchina anche la notte, quindi un posto molto tranquillo, sicuro, senza problemi. Purtroppo a causa di questo la direzione dell'outlet, giustamente devo dire, ha deciso di recidere le colonnine, cioè le colonnine sono state proprio estirpate, non c'è più l'aria sotto camper, quindi quando uno va lì all'outlet Sicilia, Village Sicilia, si può fermare col camper, ma nel parcheggio normale degli autobus e non fanno pernottare più, o in casi eccezionali vicino a dove ci sono le guardie giurate dicono loro dove metterti, ma ovviamente ormai non c'è più l'aria sosta camper, grazie a qualche porco maleducato che ha il camper, perché non è un camperista che si comporta così, hanno levato questa comodità che poteva essere un ottimo punto di sosta per tante e tante persone. Comunque va bene. Noi, detto questo, noi sapete ci teniamo a tenere pulito la nostra... Ci teniamo anche a precisare che non tutti i camperisti o i possessori di camper sono delle persone per bene. Purtroppo. Ci sono purtroppo le cattive persone. Scusate se tremo un po', ma... non è colpa mia, non è le per No, è la strada, qua, le strade fantastiche che abbiamo. Comunque, allora, il cielo è un po' così, vi faccio vedere. C'è un po' di la nero. Strada, qua siamo... a Mulinello c'è un po' di nero. Ma il nero che c'è dove c'è Patrizia Macchini, che io saluto. Ciao Patrizia, buon rientro a casa. Salvatore Leonardi, buonasera. Abbiamo mangiato l'arancino. Che insomma non era... vabbè, era accettabile. Ma poi soprattutto abbiamo preso la cassatella di Agira, che era buona. Allora, io volevo aprire una parentesi. Sì. È una cosa che vorrò fare nei prossimi giorni. Vorrò parlarvi dei dolci tipici siciliani natalizi. La cassatella di Agira è uno di quelli. Vi dico brevemente, ogni famiglia ha la sua ricetta, perché è una ricetta che si tramanda da madre in figlio, eccetera. È un dolce che ha una durata abbastanza lunga, per cui si prepara in questo periodo e si mangia nelle famiglie, soprattutto della parte di Agira, Enna, Regalbuto, in tutto il periodo natalizio fino all'Epifania, e si prepara in questo periodo. A me la preparava una mia vicina di casa che è di Regalbuto, e
quando si entrava nell'androne del nostro palazzo c'era un profumo. La cosa fa... c'era lei che preparava stichili. Tra l'altro lei le sa fare, vi ricordo che lei ha un passato da pasticcera. Era quando eravamo fidanzati all'inizio, me ne faceva anche le cassette. Noi siamo ancora fidanzati, ma non me ne fa più dolcini, quindi ormai... voglio dire, ormai niente, ormai ora poi andiamo a mangiare poi altro. Ci siamo visti. Non possiamo più mangiare, ma voglio dire. Okay. Niente, noi stiamo andando, siamo in autostrada, stiamo giracchiando. Non parlare al conducente. Non parliamo al conducente, quindi non parlare, almeno quando qui non parla. Posso parlare, no, tu non puoi parlare. Va bene, ragazzi, il cielo è un po' così plumbeo, si può dire plumbeo? Plumbeo. Il cielo è plumbeo, però vi faccio vedere Enna, vediamo se si vede Enna. Enna è là sopra, che è la provincia, capoluogo di provincia più alto d'Italia. Capoluogo di provincia più alto d'Italia, eccola là Enna, non so se riuscite a vederla bene, questa è l'autostrada e noi niente, ci siamo rimessi in moto, che è quello che ci piace di più fare, giro pagare con il nostro camper in giro, il nostro camperino preso qui a Enna e di Enna e Nano, ci sentono Nino e Teresa, zio Nino, un bacione, ci vogliamo bene, stai bene. Quindi niente, quindi andremo a vedere cosa c'è nella zona del palermitano, trapanese, quelle zone lì, vediamo dove arriviamo, non lo sappiamo, non abbiamo meta, non sappiamo mai dove finire, ma lo saprà, la verità è che non è che è un segreto, no, è che non lo sappiamo neanche noi, non lo sappiamo neanche noi, quindi vediamo stasera quando ci fermiamo vi faremo sapere, dove siamo, ricordatevi la diretta alle 21:15, non sappiamo dal camper sicuro, ma non so dove ci fermeremo, quindi ora decidiamo dove fermarci. Va bene, se ci sono altre novità vi faremo sapere. Ciao, buona strada a tutti. Ciao.